Benvenuti tutti in un nuovo video di Rimworld. E se vi chiedete perché c'è la musica di Doom sottofondo, niente, mi ero preso bene, ce l'avevo ancora di sottofondo e me la sono dimenticata. Scusate per il periodo di assenza del canale. E volevo riprendere un attimino con Rimworld e magari con Minecraft, non lo so. C'è un pacchetto di Minecraft attualmente che mi sta ispirando e non poco, chiamato, vabbè, Servtech. Mi sa che l'avrete visto su Twitch da altri streamer. Anche da Ludicolo, Darko, almeno. Io lo seguo da Ludicolo, da Darkosto. Vabbè, Darkosto è quello che l'ha sviluppato. Da Sketch.io, però quello là non ve lo consiglio se siete abbastanza piccoli. Ma non credo per guardare Rimworld, cavolo. E chi più è che c'è che seguo? Basta. Di tele non c'è nessuno che fa la Servtech, quindi rip. E stavo pensando di portarla in questi giorni. Magari se trovo un server, qualcosa. Boh, vediamo. Magari con Bestia. Oppure fare un pacchetto un po' più easy, giusto per riprendere un po' in mano prima le mod e tutto quanto. Perché è anche da un po' che ho lasciato Minecraft. E quindi volevo un attimo riprendermi con le mod. Almeno da quando abbiamo fatto la serie con lui. Da quando abbiamo stoppato quella serie con lui. Boh. E tutto quanto. Quindi. Ora vediamo di riprendere un pochettino tutto in mano. Volevo portare oggi Rimworld moddato, ovvio, come sempre. Non ho mai finito Rimworld base, però comunque è più bella. Ci sono delle mod utili, tipo questa qua è decentemente utile perché mi consente di aumentare gli stack buttabili in uno spazietto. Questo qua dà più decorazioni, diciamo. Questo mi consente di modificare i rimini. Non so come si chiamano i personaggi di Rimworld. Quindi li chiamerò rimini. Questo qua mi permette di permettere. LT Dormat sarebbe praticamente il tappetino davanti alla porta che mi consente di non sporcare dentro casa. Questa addirittura ha fatto la casetta il personaggio. Mannaggia. Questo è praticamente i conveyor belt della. Che modo aggiungevo le conveyor belt? No, industrial? No, industrial craft no. Immersive engineering? Ne era una, ma non era quella che cercavo io. Dopo vediamo perché c'è una modo che è simile. Hospitality, praticamente quanto è stato bello per i passeggeri, no? Passeggeri che è una macchina. Per chi passa. Per chi è di passaggio. Praticamente dovremmo fargli una casetta solo per loro. Somewhat spacious. Vabbè, sapete che non sono bravo con l'inglese a parlarlo. A sentirlo sì, sono abbastanza decente. Praticamente riduce le dimensioni della stanza che servono per avere i vari buff. Lo si vedono. Enemy Death Brick praticamente permette a chi ha la al lavoro di trasportatore di facilitare quello che c'ha il lavoro del costruttore. Praticamente porta il materiale direttamente su dove bisogna costruire. La repower praticamente riduce il consumo dei vari macchinari. Praticamente quando sta ferma, teoricamente una cucina non dovrebbe consumare. Mentre attiva sì. Wildlife Tab mi serve per vedere gli animali da catturare, da ammazzare, da fare. Research Pole praticamente per vedere le ricerche quelle in un modo più bellino. Basic Bridge, vabbè, perché mi piace sto fatto dei ponti. E Fishing, giusto perché non potevano mancare queste cose ai ponti. Ho aggiunto sto fatto qua delle caverne, ma non lo sto usando molto, quindi si può anche togliere in realtà. Expanded Roofing. Questa praticamente mi permette di fare delle serre. Oppure mi permette l'utilizzo di utilizzare il tetto come produttore di energia elettrica tramite pannelli solari.
Carino. Tab for Dummies, questa qua mi serve per il fatto di alcune craft non le so, quindi li vedo tramite questa. Project Crane Factory, eccolo qua. La Mine Factory. Le conveyor belt della Mine Factory. Questa è praticamente la stessa cosa della Mine Factory, solo che su Rimworld. Quindi sarà farm di cibo, farm di legna, farm di tutto quello che volete. Questa la farm. Vegetable Garden praticamente aggiunge cibo. In questo caso, bevande, in quest'altro caso, altri vegetali, torte, dolci e alcuni cibi, tessuti. Questo è più che altro verso l'endgame che verrà utilizzato. Cioè, lo possiamo utilizzare anche da subito. E lo faremo. Però è consigliato più verso la fine. Perché praticamente consente di coltivare ferro, plastil, se non mi sbaglio, oro, silver e uranio, se non mi sbaglio. Teoricamente sono piante che non esisterebbero, però va bene comunque. Questo qua invece mi consente di creare delle medicine. Quez, ibuprofene, antibiotici. Però c'era anche la possibilità di creare nutrimene, cosa che teoricamente bisognerebbe solo comprare dai mercanti che passano. E vabbè, questo poi lo vediamo. Gran river per avere le rive un po' più grandi, come dice il nome. Il Wall Vital Sense Monitor è solamente perché mi piace di più a me da vedere. In alcune potrei mettere quello normale, oppure potrei mettere questa qua dentro il muro. Solo per occupare di meno alla fin fine. Morphlore per avere più pavimenti. Anche se ho letto qualcosina e consigliano tutti quanti di utilizzare quello sterile. Le dure expanded è giusto perché per avere alcune porte belline da avere. Ceiling light praticamente sarebbero delle lampade che si mettono al soffitto. E te non le vedi. Queste stanze sono belle illuminate, ma non. Tranne i cavi non si dovrebbe vedere nulla. Che cavo dovrebbe essere questo? Non lo so. Buono per nascondere. Glitter Tech la considero OP come mod, però la tengo. Bellina. Glass and Light. Ecco, forse per questa mod andava in conflitto la luce. Alla fin fine non mi interessa il vetro. Advanced Hydrophonic praticamente aggiunge delle Hydrophonic, come si traducono in italiano? Non mi ricordo. Delle coltivazioni dentro casa, mettiamo così. La quale ti permette. Questa qua c'ha direttamente una sun lamp integrata, quindi permetterà la crescita della pianta sempre. E permetterà sempre la crescita della pianta, anche di notte. Allora, questo qua è giusto per un fatto mio che non sopportavo di vedere. Effettivamente ho sbagliato. Perché la wind turbine devo mettere tutte e due le versioni. Devo mettere questa perché il dietro non me lo copre bene, ma il davanti lo copre benissimo, sto qua. Con due solar panel lo copre. E invece questo qua con tre solar panel c'ha uno spazio. Ma dietro copre bene. Invece questo qua c'è uno spazio dietro. Quindi dovrei mettere entrambe per girare tutto. Anche questa qua è una mod che non conosco, l'ho appena aggiunta, non ho idea di come sia. Poi la vedremo. Praticamente ho visto che dovrebbero aggiungere le armi di un giochino free to play chiamato Spaced 13. Poi magari mi sbaglio. Runanide, praticamente quando un clono viene attaccato da un animale, prende e scappa. Ogni tanto scappa e si fa ammazzare, perché si mette in buchi nascosti al mondo e si fa ammazzare. Invece in questo caso gli dici, guarda, questo qua è il punto di raduno in caso c'è da scappare. E quindi teoricamente non si fa ammazzare. RimQuest, praticamente, cos'è RimQuest? Ogni tanto arrivano delle carovane. Queste carovane possono o venderti oggetti, oppure darti delle quest da fare dentro il mondo di Rimworld. E per mondo di Rimworld intendo proprio il mondo.
Dopo vediamo anche che senso intendo. Room sense, praticamente. Devo vedere le varie caratteristiche, ma praticamente ti dice quanto è bella, quanto è pulita, quanto funzionale la stanza. Per un colore. Expanded woodworking è praticamente giusto perché volevo i tavoli neri e legno nero, praticamente. Ok. Ora il gioco ricaricherà. Infatti è diventato tutto nero. Ok, ripreso. In sti giorni poi stavo pensando anche di settare su un server Discord. Per adesso è vuoto. Infatti se vedete qua. Come se faccio vedere cosa? Allora, cattura finestra. Aggiungi. No, ok, aggiungi una esistente. Cattura nuova. Discord. Ok. Non me la fa vedere. Rip. Allora, quindi, se in questo modo non funziona, cattura schermo. Ok. Vedete? Questo qua dovrebbe essere il nuovo server Discord che stavo sistemando, però al momento non è ancora messo nulla, niente di niente, cioè. Quindi poi vediamo. Magari metterò tipo il feed al canale mio, il canale di Tizio, al canale di qualcun altro. Metterò GG fra Luke. Chip. Ho visto che è tornato a far video su Softair. E poi vedrò chi altro. Alla fin fine quelli con cui giocavo prima. E poi metterò magari qualcuno che seguo io, farò una stanza a parte proprio. Perché è lui che seguo. Allora, magari troverete qualcuno di interessante. Nuova colonia. Voglio Crash Landed perché i Lost Tribe sono molto più difficili da utilizzare. Più che altro per il semplice fatto che sono 5 persone. E hanno la velocità di ricerca molto lenta. E come non voglio che sia troppo lenta, per questa serie di video o video barra live, perché adesso non ho idea di come verrà sviluppata la cosa. Ci dovrò pensare un attimino. Tanto dopo farò Minecraft e vediamo. E poi vediamo. Comunque, da live ci starebbe farlo il Lost Tribe, perché comunque allunga il gameplay e tutto quanto. Però non voglio. The Rich Explorer invece è una persona sola. Questa persona sola c'ha già le torrette sbloccate come ricerca, il che è molto, molto ottimo. Però c'è questa incognita che praticamente c'hai una persona sola. Quindi devi sperare che ti arriva altra gente, che ti arriva un mercante di schiavi o altre robe per trovarne altri. Quindi e vado più che altro per i Crash Landed. Quindi, next. Allora. Ora ci abbiamo da scegliere, come al solito, ve lo spiego sempre. Cassandra Classic praticamente ci avrà una storia di. Una storia di eventi. Con una crescita graduale, sì, diciamo così. Abbastanza lineare. Ho dimenticato quello che ho detto. Una crescita di difficoltà graduale. E non è malvagio, però non ho quasi praticamente mai giocato con lei, neanche con Phoebe. Perché Phoebe è praticamente quella che ti dà un macello di tempo per costruire. Però i raid sono abbastanza pesanti, mi sembra. Lei invece? No, vabbè, quello che ho detto prima. Io invece gioco principalmente con Randy Random. Solitamente faccio così, così e appena crepano tutti. Siccome è video e siccome potrebbero esserci bug tra le mod e non voglio perdere il mondo, faccio così, che così praticamente il permadeath non funziona. Ovvero un salvataggio, una vita, basta. E invece così posso avere più salvataggi. Allora, seed, mettiamo scema. Uscirà una seed del cavolo. Questo qua va bene perché comunque non voglio andare troppo in giro per il mondo. Ok.
Comunque stavo pensando che avrei voluto portare anche un altro gioco. Anche questo simile al Game World. Aspetta che lo cerco che non mi ricordo il nome. Anche Banished era bellino come gioco, solo che non ci ho ancora mai giocato abbastanza. Darkest Dungeon potrei portarlo in live, comunque bellino. Darwin Project pure potrei portarlo in live, che comunque è una sorta. Cioè, è Hunger Games quello. Non è PUBG, Fortnite, quelle robe là. È Hunger Games. Dying Light ho visto che sta facendo anche lui un Battle Royale. Factorio potrei portarlo, ma non sono una persona adatta per farlo. Fallout 4 è bellino. Forse Fortunato l'ho comprato recentemente, voglio provarlo. FTL, gran bel gioco. Però non ci ho giocato molto. Preferirei averne una versione per cellulare in realtà. C'è una cosa simile per cellulare, solamente che è una cosa simile. Vabbè, Radical AIDS l'avete visto. Non so neanche come sia, però va bene. Starship Theory, eccolo qua. Non mi ricordavo. Praticamente ultima. Lo volevo giocare solamente che ultimamente il produttore. Cioè, quello che ha fatto il gioco ha avuto un figlio, una figlia, non mi ricordo. E quindi ha smesso con fare gli aggiornamenti. Potrei comunque portarvelo. E l'ho detto che c'è un cavolo di Sid del Cavo. Un cavolo di Sid del Cavo. Ah, sì. Allora. Ho trovato un posto giusto. Ok, praticamente io cercavo Growing Period e volevo una riva che attraversava un terreno montagnoso. Poi il resto non lo calcolo quasi mai. Anche se. Eccolo qua, cercavo questo. Praticamente in questo qua troviamo come pietra Slate, Sandstone e Limestone. In questo troviamo solo Slate, che è quella bella nera. E Limestone. E c'è una feature speciale, cioè le caverne. In questo no. In questo sì. Ma non era quello che cercavo, in realtà non mi interessa per nulla. Mi interessa trovare il granito. Il granito è la pietra più dura del gioco. La Sandstone mi sembra che è quella più debole. Però va bene comunque. Marmo e granito dovrebbero essere più resistenti. Qua stoppo un attimo la rec e continuerò in altri 6-7 minuti. Ma stacco solamente per il fatto che devo scegliere personaggio e qua ci vorrà un bel po'. Quindi a dopo. Ok. Allora, i personaggi li ho scelti. E ho scelto questi qua anche se manca l'intellettuale, vabbè, non fa nulla. Allora, praticamente questo qua è molto utile per il melee. C'è anche la passiva, Brawler. Praticamente gli aggiunge 4 punti in melee, ma gli ne toglie 4 in shoot. Non mi interessa. Anche se per alcune cose mi converrebbe avere meglio shooting che melee, però vabbè, non mi interessa. Ha una qualche skill in sociale, ma non è il nostro chiacchierone. O è lui? No, non è lui. Non è lui, assolutamente non è lui. Per chiacchierone intendo trader e altre cose che poi vedremo. Per gli animali mi interessa. Perché più animali abbiamo, più possiamo tirare giù bersagli imponenti. Medicina ce l'ha. Medicina ce l'ha. Medicina ce l'ha. Quindi potranno curarsi da solo lui e lui. Perché hanno più di 5. Lei c'ha 3, sì, potremmo metterla in casi estremi. Cooking non è lui il cuoco. Costruzione può fare qualcosina, ma a me. Growing comunque non ci interessa chi pianta la pianta. Chi pianta la pianta? Bella cosa. Mining non scaverà una mazza. Ve lo mostrerò, non scaverà nulla. Artistic
Mi sa che è lui l'unico che c'ha artistiche. No. Sono tutti e tre a quattro. No, che cacchio ho letto io? Ok, lui non può fare artistico. Lui c'ha quattro, lui c'ha cinque. Buono. Crafting praticamente sarà mattonelle o oggetti. Principalmente. Artistiche invece saranno solo statue. Niente di che. Poi lui sarà il nostro MIDI. Poi dobbiamo vedere anche la loro storia. Da bambino era un Working, non mi ricordo cosa sarebbe. Bella che ti dice anche la storia. Però gli dà più 2 shooting e più 4 melee. Questo invece gli dà più 3 melee e più 4 gli animali. Però non può ricercare. E non può neanche produrre droga. Tristezza. Vabbè, quello là serve crafting e medicina per farlo. Quindi questa qua la potrà fare. Non è un problema. Construction, growing, mining. Questo però gli dà meno uno in construction, growing. Posso. Ma perché? Lei però c'ha un problema della schiena, il quale gli ridurrà del 30% il movimento e il 10% la manipolazione. Che non mi ricordo cosa influisce la manipolazione. Lui alla right era destra. Destra. Non c'è scritto. No, non c'è scritto l'indirizzo. Vabbè, non mi ricordo. Mi sembra destra. Lui subirà il dolore un po' di più. E infatti adesso vedremo di bendarglielo con delle bende inutili. Non con le Glitter World. Poi ci potrebbero essere anche altri tipi di problemi. Ok, nessuna relazione. No, non intendevo la relazione che era un problema. Dov'è quello drogato? Eccolo qua. Questo qua, per esempio, c'ha. È un dipendente di alcol. Anche se ha una larga tolleranza all'alcol. Quindi. Regge. Quindi facciamo start. E partirà il nostro mondo. Posso continuare per altri pochi minuti, quindi disegneremo dove andrà a casa, le fondamenta e dove dovranno depositare i primi materiali. Allora. Ok, ve lo lascio già. caverne. Questa cosa mi piace. Come è asciutto? Chi devono sparare? Piccola però la mappa. Non vedo l'ora di. Appena cambio computer, cavolo, gioco le mappe ultra larghe. E potremmo stanziarci qua. Non possiamo costruire troppo vicino a qua, eh. Ricordiamoci. Le sandbag, vedete? Questo qua è il confine. Abbiamo un confine perché là sarà dove spawneranno i nemici. Allora, anche se io vorrei essere più vicino qua possibile, ma qua spazio per costruire ce n'è ben poco. A meno che noi non iniziamo costruendo qua così e ci chiudiamo qua. Chiudendoci qua, noi ci avremo la possibilità di fare la killing box. Però dovremmo tagliare giù questa montagna dopo un po'. Quindi no, preferirei piuttosto mettermi qua. Anche se qua c'è la caverna, che mi preoccupa molto. Perché caverna è anche sinonimo di. Ah, anche qua è bello. Sperando che non ci siano dei robot. Caverna è sinonimo di insettoidi. E quindi. Sì, mi metterei di qua, anzi. Allora, quindi, ordini. Un forbid everything. Praticamente adesso ci avrebbero il comando che non devono raccogliere nulla. Invece così ce l'hanno. Quindi noi cosa facciamo? Prendiamo. Architect. Order.
Order. Un freebie. E ora potranno raccattare tutto su. Quindi ora facciamo così. Allora, structure. Wall. Mettiamo un palo qua. Quindi possiamo farlo. Mettiamo questo qua. Questa stessa altezza, sì. E questo qua, ok. Quindi zone. Expanding building roof. Facciamo così. Quindi ne devo piazzare altri due di questi. Uno. E uno due, sì, dai. Perché no? Poi structure zone. Stockpile zone. Stockpile per depositare materiali. Invece dumping è per depositare cose, diciamo, inutili, tra le quali anche i cadaveri. Però per ora mettiamo così. Allora, order, poi tagliamo la legna qua vicino. Ok. Qua foriamo il muro. Qua lo dobbiamo chiudere. Qua lo dobbiamo chiudere. Quindi, structure. Door. Questo lo togliamo. Door. Questo qua, questo qua. Teoricamente questo qua comunque lo dovrebbe considerare chiuso. Non ne sono sicuro però. Quindi mettiamo un wall così in simpatia. Mettiamolo di velocità, comunque inizieranno a fare le robe. Ora arriveranno i nostri coloni. Quindi ridiamogli un'altra volta un forbid. Allora, quindi furniture. Mettiamo i letti. Questa dovrebbe essere la prima cosa che dovrebbero costruire. Zone. Roof. Non si sa mai, non c'è. Gli metterei. Girerei i tavoli e gli metterei un tavolo piuttosto, anzi. Sì, ma costruisci prima questa. Furbacchione. Allora, quindi diamogli un attimo le priorità. Allora, firefight, tutti su uno. Siamo già a 9 minuti, cacchio. Paziente, vai. Dottore, vada. Gli mettiamo qua tra gli altri, perché non si sa mai, possono sempre servire. Riposo, sì. Owl plus, però... Click, perché teoricamente lo utilizzerò per le torrette. Warden, vai. Handle, era quello bravo, eccolo. La negoziazione io la facciamo fare a chi? A lui. Il cuoco, cacciatore, pescatori. Costruttore lui. Però vai, facciamo un altro compito a lui. 2000. Per ora gli diamo 2 a clean e all. Poi nel tempo, magari quando mi interesserà di più, gli aumenta. Purtroppo c'ho alcune cose un po' bug. No, ok. Era quella mod che me lo buggava. Quella glass light che me lo buggava. Quindi teoricamente ora dovrebbe andare a prendere il cibo. Allora, te come hai rimessa come personaggio? Eri shooting, quindi eri quello scarso, te eri quello bravo e te eri quello melee. Quindi equipaggiatevi di tutte e tre le armi, si sa mai. Io poi vi ordinerei di... Allora, no, porta via il cibo prima. Cacchio, costruisci prima le colonne, no? Ok.
Ok, ora iniziare a costruire i letti. L'ho filato. Allora, povero, normale. E questo non lo dice. Questo è buono. Buono. Allora, noi ci abbiamo inizialmente un Arctic Wolf. Ottimo. Quindi, animali. Insegniamo tutto. Quindi il nostro Tamer dovrebbe imparargli un paio di cosette. Ok. Order. Mettiamo che qua mina. Perché almeno non vengono slowati da sta corrente. Questa qua ci ho trovato un bug qualche giorno fa. 2 giorni fa, cioè, mi scava. Mi tirava sul cibo come un dannato. Ok, quanto ce n'è in giro di legna? 874. Beh. Io mi sono messo a tagliarlo, figurati. Allora, dobbiamo dargli anche le restrizioni, ovvero quanto tempo si divertiranno. 2 ore, 2 ore, altre 2 ore. Poi lavoro, 4. 4. E 2 ore gliele lasciamo per quello che vogliono fare loro. Abbiamo qualche night owl. Perché i night owl hanno differenti orari. Praticamente sarebbero quelli che preferiscono rimanere svegli di notte e dormire di giorno. Ok, non ce n'è nessuno. Allora, per fortuna relativamente, perché comunque durante la notte il gameplay sarà fermo. Quindi dovremo sfidarlo su. Allora, prima vi dicevo che questa cosa mostrava delle caratteristiche della stanza. Vediamo. Allora, l'impressione della stanza è 15. 15 sarebbe una schifezza. Il valore della stanza è mediocre. Lo spazio è decente. La bellezza è brutta. E la pulizia è sporca. Quindi, Oppure possiamo anche vederlo così. Vedremo qua c'è della sporcizia e poi il resto è abbastanza pulito, sporcizia. Questa cos'è che è? Metal tile, no? No? Questo lo devo togliere. Allora, io dovrò fare, voglio vedere un attimo cosa mi costa. Costa 3 di steel e 15 silver. Questo qua sarà quello che dovrò utilizzare. No, vabbè, ma questo qua praticamente serve solamente per tenere la stanza più pulita. Questo lo potrei utilizzare nella cucina, perché nella cucina metterò il forno e il dove macellerà. Là sì, ci potrebbe stare. E lo potrei utilizzare nel freezer. Perché comunque un cibo pulito è meglio. Poi vedremo. Quindi per questo video è tutto. Spero che come gioco vi possa piacere più avanti. Perché adesso non abbiamo fatto nulla. Abbiamo solo visto un paio di caratteristiche. Quindi è tutto per questo video. Ci vediamo alla prossima. Magari facciamo un live, non lo so. Poi vediamo. Devo vedere anche come mi girerà. Al momento, per ora teoricamente vorrei continuare. E poi è anche un modo per riprendere un attimo Minecraft che ho lasciato da parte un attimino. Quindi per questo video è tutto. Scusate per i video di 35 minuti, però capita. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.